senso iniziare a vendere vasi per vivai oppure lanciarsi nella produzione di zanzariere? Quando i nostri clienti ci fanno domande di questo tipo, il primo passo per rispondere è fermarsi a valutare quanto sia saturo il mercato in cui vogliono entrare o quello in cui si trovano già, ma nel quale non riescono a crescere. Ciao, siamo Giovanni e Caterina della Central Marketing Intelligence. In questo video vediamo come capire in modo data-driven se un mercato è saturo e soprattutto come, utilizzando i dati, puoi anche tu individuare quelle opportunità di business che sono ancora inespresse per conquistarti la tua quota di mercato. Ma prima, se non l'hai già fatto, mi raccomando, iscriviti al nostro canale, attiva la campanella per non perderti i prossimi video. Saturo è un mercato dove sembra che non ci sia più spazio per nessuno, dove tutti vendono più o meno la stessa cosa e dove soprattutto ci sono più prodotti e servizi che clienti per comprarli. In altre parole, il mercato è già pieno di aziende che risolvono gli stessi problemi nello stesso modo e quindi tutti i potenziali clienti sono già consapevoli delle offerte disponibili o ancora peggio hanno già soddisfatto le proprie esigenze perché magari hanno già acquistato la soluzione che gli serviva o ancora peggio hanno già dei fornitori consolidati e non intendono affatto sostituirli. L'idea di chi fa business invece è che i clienti siano infiniti, ma non è così. Pensa che oggi nei paesi a medio-alto reddito la maggior parte dei mercati sono saturi proprio perché la capacità delle aziende di produrre prodotti e servizi è superiore rispetto alla capacità di acquistarli dei clienti in target, ovviamente. Il risultato è che per acquisire un nuovo cliente devi puntare alla sostituzione del prodotto da parte di chi quel prodotto l'ha già acquistato. Di fatto si vende solo quando il prodotto si rompe o si deteriora, oppure andando a proporre continuamente nuovi modelli innovativi che di fatto rendono obsoleti tutti i modelli precedenti. Pensa ad esempio al mercato degli smartphone. Ormai tutti noi ne abbiamo uno e lo sostituiamo solo o in caso di rottura proprio perché vogliamo davvero avere l'ultimo modello che è appena uscito. Per acquisire quote di mercato, quindi, un'azienda deve sottrarle ai concorrenti. Ma chiariamo un concetto fondamentale. Mercato saturo e mercato ad alta concorrenza non sono direttamente sinonimi. Pensa al mercato, ad esempio, dei visori per la realtà aumentata. A differenza del mercato degli smartphone, non è saturo perché solo una piccola percentuale del potenziale target possiede un visore. Tuttavia, è comunque un mercato ad alta concorrenza, in cui ci sono grandi aziende come Google e Samsung che competono e tanti nuovi entranti che stanno inventando sempre nuove tecnologie. Parlando pane e salame, pensa ad una torta. In un mercato saturo, tutte le fette della torta sono già state assegnate. Se tu ne vuoi una fetta, allora dovrai riuscire a rubarla a qualcun altro. Ed ecco quindi che chi non ha una strategia go-to-market che sia basata effettivamente sull'analisi dei dati, solitamente, pur di conquistare anche piccole fette di mercato, inizia a abbassare i prezzi, innescando di fatto una vera e propria battaglia al ribasso. Il motivo è semplice. Per i clienti è difficile percepire le differenze tra un prodotto della stessa fascia e l'altro e quindi guardano solo al prezzo più basso. E questo circolo vizioso finisce per ridurre all'osso i margini di profitto. Pensa ad esempio alle assicurazioni RC Auto che chiunque abbia un'automobile appunto deve avere in quanto obbligatoria. Beh, i clienti cercano solo la tariffa migliore e le compagnie si fanno la guerra per sottrarsi i clienti allo scadere della polizza annuale. Ma vediamo quindi come capire se un mercato è saturo oppure no. Innanzitutto, a livello teorico, in economia, il punto di saturazione si misura partendo dal rapporto prodotti-clienti. Ma al di là della teoria, vediamo 5 modi pratici basati sui dati in cui possiamo davvero capire se un mercato è saturo. Il primo metodo è calcolare il totale mercato potenziale, ovvero il numero totale di clienti che sono in target per un determinato prodotto o servizio, e poi stimare quale percentuale di essi lo abbia già acquistato. Ad esempio, nel caso dei frigoriferi domestici, per calcolare il mercato potenziale si può guardare al numero di nuclei familiari, infatti si acquista un frigorifero a famiglia, non a persona, e poi confrontarlo con i frigoriferi venduti, diciamo, negli ultimi anni, scoprendo che il 97% delle famiglie possiede già un frigorifero e che lo cambia in media ogni 10-15 anni. Un secondo modo per capirlo in modo ancora più semplice è valutare in che fase della curva di adozione della tecnologia prodotto ci stiamo trovando. Possiamo fare
fare utilizzando la curva di Rogers. Se siamo ad esempio nella fase iniziale, quella di lancio, solo gli early adopters, cioè una piccola percentuale di potenziali clienti, conoscerà la tecnologia. Questo significa che per la maggior parte del target a cui ci stiamo rivolgendo il prodotto sarà nuovo e quindi il mercato difficilmente sarà già saturo. Al contrario, se il prodotto è venduto da molti anni, il mercato sarà ovviamente più maturo, perché la maggior parte dei potenziali clienti ha già acquistato ed è quindi più probabile che ci sia un mercato di sostituzione che evidentemente per sua natura è molto più saturo. Di conseguenza, un terzo metodo è studiare il tasso di crescita del valore del mercato negli ultimi anni e poi stimare il cosiddetto CAGR, il tasso di crescita composto, per i 5 anni futuri. In questo modo puoi capire se il mercato ha già raggiunto un picco della sua crescita oppure se stia ancora crescendo o se in una fase di stagnazione. Possiamo trovare questi dati attraverso report di settore o utilizzando software che analizzano i trend, di cui tra l'altro abbiamo già parlato in un altro video che trovi nel nostro canale. Puoi quindi guardare all'andamento del fatturato delle aziende più rilevanti nel tuo settore. Noi quello che ti consigliamo è di andare a analizzare almeno le prime 10 aziende, ovviamente vai a studiarti gli ultimi 3 bilanci, questo ti aiuterà a capire se c'è effettivamente un trend di crescita o di contrazione del mercato. Ma per capire meglio il mercato ovviamente non ti basterà osservare i fatturati, dovrai andare a valutare come variano gli indici di redditività nel tempo. Questo ti aiuterà a capire proprio se c'è ancora spazio. Ah, tra l'altro, se stai pensando "ma io non ho concorrenti", uno, ti stai assolutamente sbagliando. 2, vai a vedere subito questo video che abbiamo già fatto, ti lasciamo qui il link nei commenti in descrizione. E poi, quinto metodo, studia l'andamento nel tempo della domanda. Sta aumentando o sta diminuendo? Per farlo puoi analizzare innanzitutto la domanda attiva online, su Google tramite Google Trends o su Amazon tramite opportuni software di analisi dei marketplace. Se vuoi approfondire, ne abbiamo parlato in 2 video che trovi nel nostro canale. Ti lasciamo il link in descrizione. Ad esempio, guardiamo le ricerche di lampadine a LED. Sono aumentate dal 2010 al 2016, quando la tecnologia era in via di sviluppo, ma poi negli ultimi anni l'interesse è rimasto costante nel tempo, con alcuni picchi dovuti solo alla stagionalità. Questo ci suggerisce quindi che il mercato potrebbe aver raggiunto il punto di saturazione in questo momento. Ma quindi entrare in un mercato saturo oppure ottenere risultati se ci sei già dentro è impossibile? Per capirlo, per farlo in maniera definitiva, dobbiamo valutare con molta attenzione la sofisticazione del mercato e soprattutto le strategie utilizzate dai concorrenti. Ovviamente non c'è sempre spazio per tutti, va ovviamente studiata la giusta strategia go to market. Ad esempio, se il prodotto è completamente nuovo, il focus va messo sui benefici, sulle caratteristiche del prodotto, sulla trasformazione per il cliente. Mentre se ci sono già diversi concorrenti, allora occorre focalizzarci sulla differenziazione dei concorrenti. Infatti, se ci sono già tanti competitor, sia diretti che indiretti, bisogna avere un meccanismo unico, una modalità di produzione o di vendita, caratteristiche speciali del prodotto che ti rendono ancora più diverso dagli altri. E se poi c'è tantissima concorrenza particolarmente agguerrita, allora la strategia va posta nel valorizzare i benefici per il cliente del nostro meccanismo unico. In generale, quando il mercato è davvero saturo, se non sei già un brand affermato in quella categoria, allora sappi che non ti restano molte possibilità di entrarci e soprattutto di fare soldi, perché tutti i canali sono presidiati, gli accessi saranno troppo costosi e soprattutto chi è già dentro ha già ammortizzato tutti i suoi investimenti e quindi ovviamente non ti lascerà margini per crescere e prosperare. Ma quindi, per riprendere la domanda iniziale, ha senso iniziare a vendere vasi per vivai o lanciarsi nella produzione di zanzariere? Beh, la risposta la puoi trovare solo grazie a un'analisi di mercato approfondita per valutare l'andamento della domanda, le esigenze dei clienti, le dinamiche competitive, per capire se il mercato sia saturo o meno. Anche se la risposta potrebbe essere che non c'è spazio, risparmieresti un sacco di tempo, soldi e energie scoprendolo prima di investire in modo affrettato. In più, guardare i dati ti permette anche di pensare laterale, di uscire dagli schemi standard del tuo settore. Ad esempio, potresti scoprire una nicchia di clientela che non è presidiata da concorrenza, oppure potresti individuare dei clienti che hanno problemi specifici e magari riusciresti anche a trovare una soluzione che li risolve in modo più efficace, più definitivo. Di fatto stai andando a creare il tuo mercato. Insomma, studiando i dati trovi la chiave per evitare di finire nella battaglia dei prezzi e soprattutto vai a creare le tue regole del gioco.
E tu, di quale mercato vorresti valutare il grado di saturazione? Scrivicelo nei commenti. Metti un like e condividi il video se ti è piaciuto. Iscriviti al nostro canale per non perderti i prossimi. Noi ci vediamo la prossima settimana. Nel frattempo ricorda, think big data.